Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Farmiro Saga. E se vi ricordate, nell'episodio scorso non riuscivo a completare un livello. L'ho completato e anche facilmente il livello 9, questo qua. Infatti mi sono rimaste anche 10 mosse in modalità eroe e sono arrivato secondo. Vedete? Sono arrivato secondo e ora abbiamo il livello 10. Guardate già l'immagine. È strana perché dobbiamo battere questo tizio. Ora vi faccio vedere chi è. Iniziamo. Ecco, Rancid il procione. Ti ricordi quei fagioli magici che stavi raccogliendo? Ecco dove si usano. Continua. Quella gratis. Sconfigge Rancid creando abbinamenti. Scegli un potenziamento di sotto per rendere il livello più facile. No, non scegliamo nessun potenziamento. E quindi non sprechiamo fagioli di conseguenza. Allora, dobbiamo abbatterlo nel senso. Vedete quassù ci sono. Ecco, abbina gli elementi per ridurre la salute di Rancid. Provaci subito, guardate, vedete? Quassù ci sono carote, cipolle, fragole e soli. Praticamente noi, accoppiando, insomma non accoppiando, abbinando queste cose qua, cioè togliamo la salute da Rancid. Insomma, guardate, ora vi spiego meglio perché non avrete capito sicuramente niente. Così, vedete? No, ecco, abbiamo preso i soli. E abbiamo ridotto un pochino la sua salute. Vedete, era 87%, magari prendendo le carote. Ecco, va all'81%. Poi vediamo le fragole. Anche se finora ho preso le mele, ma non so perché. Poi i soli. E siamo già al 70%. Cipolle. E 64,59%. Vedete, è abbastanza figo. Anche perché non dovete raggiungere un tot di carote, fragole o quello che vi dice lui, ma basta che le prendete, poi potete fare. Cioè, poi non serve raggiungerne un tot. Vedete, già siamo al 31%. Poi con queste fragole arriviamo al 24%. Poi, ah no, le mele non mi servono, ma perché continuo a prenderle? Non mi servono a nulla, perché continuo? Poi sulle cipolle 11%, abbiamo 5 mosse. Per farlo fuori, diciamo. Perfetto, abbiamo vinto. 0%, ci rimanevano altre 4 mosse. E non ce le fa fare in modalità eroe. Perché qua l'importante non è fare punti, cioè anche fare punti, ma più che altro, diciamo, battere lui. Siamo arrivati ai 13esimi. Bene, sì, direi buono. E quindi abbiamo preso la chiave. Andiamo avanti. E vediamo qual è il prossimo livello. Perfetto, allora qua dobbiamo raccogliere mele, carote e acqua. Quindi in teoria, cioè tutto sommato, non dovrebbe essere difficile. Poi magari dobbiamo raccoglierne un monte con poche mosse. No, sembra ci sia andata abbastanza bene. Vediamo come va. Allora, qua l'acqua. Ok. Oh, stavolta le mele servono, eh. Sicché se le prendo non ditemi niente perché stavolta servono. Poi qua non posso fare nient'altro, solo i soli. Solo i soli. Scusate il gioco di parole. Mele. Le carote. E siamo 14, 4 e 11. Allora l'acqua, sì. E le carote qua giù. Poi ci ha preso anche le cipolle lassù che non ci servono a niente, però vabbè. Sì, perfetto, ora si prende anche l'acqua e il livello è finito. Ok. Ci rimangono 11 mosse in modalità eroe, ragazzi. Siamo 21esimi. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Buono, con 11 mosse siamo arrivati sesti. E, cioè, tra l'altro anche la mia immagine mi garba. Vediamo se c'è qua sotto. No, ancora non c'è. Tornato, diciamo. Però l'immagine che mi hanno messo, perché non l'ho scelta io, però mi hanno messo quell'immagine, mi garba, sinceramente. Cioè, è carina. Bene, passiamo al prossimo. Attenzione che qua richiede anche i fiori. E questo in teoria dovrebbe essere il primo livello che facciamo con i fiori. Quindi ci sarà anche la spiegazione lì, cioè all'inizio del livello. Ecco, infatti, vedete? Crea abbinamenti accanto ai fiori per aiutarli a crescere. Questo qua rinchiuso è il fiore, questo qua. Poi noi abbiniamo qualcosa accanto a lui. E diciamo si schiude un pochino. Poi qua ora è totalmente aperto. E con questi sotto l'abbiamo raccolto. Con
Quindi diciamo che dobbiamo abbinare tre cose, cioè dobbiamo abbinare le cose vicino a lui tre volte. Ad esempio qua l'acqua e siamo a 2 e poi niente, non possiamo abbinare più nient'altro. Però qua possiamo abbinare le mele e già l'abbiamo aperto un pochino. Ora qua con i soli, questo qua su e le cipolle, sì. Abbiamo preso già 2 fiori, dobbiamo prenderne altri 2. E sembra abbastanza dura perché accanto a loro non c'è niente da poter abbinare. Levando la roba in fondo tipo queste qua e muovendo un pochino ciò che c'è sopra, sono riuscito a prendere sia il fiore, quello là a sinistra, che questo qua a destra. Quindi con i fiori siamo a posto, ora ci mancano i soli e le fragole. E abbiamo ancora 12 mosse, quindi boh, speriamo di riuscirci. Perché sinceramente non so se ce la facciamo, perché di soli e di fragole ce ne sono veramente pochi adesso. Le fragole le ho prese, ma ho come l'impressione che non riusciremo mai a prendere i soli. Guardate, cioè, sono in parti diverse. Magari muovendo le fragole mi scende un sole, no, eh? Per favore, no, ecco, non ce l'abbiamo fatta. Ci mancavano 10 soli. Chissà se questo qua ci metterò tanto come l'altra volta, cioè ci metterò tanto tempo quanto ci hanno messo per la volta scorsa. Spero di no perché sinceramente dopo un pochino viene a noia, però boh, riproviamo dai, vediamo come va. Intanto ho preso 2 fiori, ora cerco di prendere anche questi qua su, bene, uno ci siamo, vediamo l'ultimo, sì, facciamo anche a prendere l'ultimo. E ci rimangono 3 mosse come prima per prendere soli e fragole, che sono le cose più difficili, diciamo, da prendere. Alla fine, senza accorgermi, ne ho passato anche questo e mi avanzano 6 mosse. Cercherò di usarle al meglio, ma ovviamente di sole e di fragole ce ne sono pochi. Ah no, però questi qua, questi sono buoni. Ce ne sono pochi, però cercherò di usarle al meglio, appunto, queste mosse qua. Alla fine non sono riuscito a combinare niente. Vediamo se sono salito di un pochino, un pochino, pochino, pochino. Di un posto sono arrivato 20esimo. Però dai, va bene lo stesso, mi accontento. Anche perché, insomma, una volta l'ho perso, sicché vuol dire che non era nemmeno troppo facile. Bene, concludo qua l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like. Commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va attivate la campanellina che trovate qua sotto per ricevere le notifiche quando carico un video. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!